Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale del Consiglio regionale dell'Umbria. L'Assemblea legislativa ha dato il via libera al piano telematico regionale 2014-2016 proposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 25 voti favorevoli e un astenuto, Cirignoni, Umbria Popolare NCD, il piano telematico regionale 2014-2016 che prevede l'investimento di 28 milioni di euro. Tra gli obiettivi principali il potenziamento della rete pubblica di banda larga con lo sviluppo della dorsale est, lo sviluppo del tracciato tra Foligno e Perugia per collegare il centro di protezione civile e la giunta regionale, la progettazione della Spoleto Norcia e della dorsale ovest tra Terni, Narni, Orvieto, Lago Trasimeno, Perugia. Si tratta di una progettazione che si sviluppa per reti tematiche, la rete della scuola, quella della sanità e lo wifi pubblico. Previsto lo sviluppo del data center unitario di Terni su cui far convergere i 65 data center della pubblica amministrazione umbra. In questo modo si andranno ad uniformare gli standard ai livelli di sicurezza con l'abbassamento radicale dei costi di tutti i server. Ovviamente, ha sottolineato il relatore di maggioranza Gianfranco Chiacchieroni, la rete pubblica è a disposizione della connessione con gli operatori privati che possono utilizzarla per portare servizi agli umbri. Secondo l'assessore Stefano Vinti, questo piano è un atto che segna un'accelerazione del lavoro fatto negli anni precedenti che prevede un ulteriore sviluppo e investimenti significativi. Tra gli obiettivi principali c'è l'impegno per il superamento del digital divide non solo infrastrutturale ma anche culturale. È necessario dotarsi di un catasto delle infrastrutture tecnologiche presenti sul territorio e delle reti che possono essere utilizzate per le infrastrutture stesse. Al termine del triennio avremo una pubblica amministrazione connessa, un aiuto notevole alla connessione dei cittadini e lo sviluppo delle reti nelle aree industriali. Gli investimenti previsti metteranno in moto un meccanismo indotto con un forte effetto moltiplicatore. Lo sviluppo delle telecomunicazioni di ultima generazione, ha sottolineato Vinti, darà un contributo importante per l'uscita dalla crisi. Il diritto alla connessione alla rete è importante come sviluppo economico e sociale, come strumento per l'acquisizione del pieno diritto di cittadinanza. Approvato con il voto contrario dei consiglieri di opposizione il programma di politica patrimoniale 2014-2016. L'Assemblea legislativa ha approvato con il voto contrario dei consiglieri di opposizione il programma di politica patrimoniale 2014-2016 predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. Dal programma triennale emerge che gli immobili di proprietà della Regione Umbria sono 707, comprendono fabbricati e complessi immobiliari, il cui valore stimato è pari a 292 milioni di euro, mentre i terreni si estendono per 257.000 metri quadrati, per un valore stimato di euro 109 milioni. Dal programma triennale emerge che gli immobili di proprietà della Regione Umbria sono 707, comprendono fabbricati e complessi immobiliari, il cui valore stimato è pari a 292 milioni di euro, mentre i terreni si estendono per 257.000 metri quadrati, per un valore stimato di 109 milioni. Per la valorizzazione del patrimonio regionale sono state avviate procedure di vendita attraverso internet, mentre i beni utilizzabili per sostenere progetti di sviluppo e turistici o per l'agricoltura sociale resteranno di proprietà pubblica. Previsti poi la razionalizzazione di tutte le sedi e gli uffici della regione, quelli situati nella città di Terni verranno temporaneamente trasferiti all'interno del centro multimediale, mentre quelli di Perugia sono stati accorpati all'interno di strutture di proprietà della regione. Insieme all'atto amministrativo sono state approvate due risoluzioni, entrambe di iniziativa del consigliere Dottorini, sul riutilizzo delle ex case cantoniere per uso sociale e turistico e sul trasferimento ai comuni dei beni conservati nel magazzino regionale di Solomeo. Sviluppo tecnologico, innovazione, app e nuovo portale. Approvato il documento triennale di indirizzo strategico per il turismo. Via libera dell'aula di Palazzo Cesaroni al documento di indirizzo strategico per il turismo 2014-2016 predisposto dalla Giunta regionale.
Ai 17 voti della maggioranza si sono contrapposti 4 voti contrari e 5 astenuti dell'opposizione. Si tratta del primo strumento di programmazione settoriale predisposto con il nuovo sistema di turismo umbro dopo l'approvazione del testo unico e dopo l'abolizione dell'APT con l'attribuzione di funzioni operative a Sviluppo Umbria. Il documento rileva, tra l'altro, come negli ultimi anni di crisi le presenze turistiche in Umbria si sono attestate sulla soglia dei 6 milioni, con un tendenziale aumento degli arrivi e una diminuzione della permanenza media. Nei prossimi anni si punterà su sviluppo tecnologico e innovazione, nuovo portale turistico, sistema delle app, qualità ambientale, qualità delle strutture dell'enogastronomia. Nel documento vengono indicate le azioni che la Regione intende portare avanti circa la governance, la definizione di ruoli tra i livelli istituzionali, specie per quanto riguarda la promozione e la realizzazione dell'osservatorio regionale, la qualificazione delle ricettività, l'offerta dei prodotti, la qualità dell'accoglienza, trasporti e infrastrutture, formazione e competenze, rafforzamento del brand Umbria e implementazione della strategia digitale, concentrazione delle azioni promozionali e di comunicazione su specifici mercati, rafforzamento della promozione integrata. Approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo Cesaroni la proposta di legge di iniziativa del consigliere Oliviero Dottorini sulle discipline del benessere e bionaturali. La legge sulle discipline del benessere e bionaturali, approvata dal Consiglio regionale all'unanimità, interviene su quelle pratiche che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona, prevedendo strumenti e procedure per assicurare un corretto e professionale esercizio di tali pratiche, ciascuna con riferimenti culturali, dinamiche e tecniche di intervento diversi, ma accomunate da un approccio di tipo olistico alla persona, vale a dire considerando l'essere umano come una unità indivisibile di componenti somatiche, mentali e spirituali, e ritengono che soltanto dallo stato di equilibrio tra questi aspetti strettamente legati tra di loro e non dalla semplice assenza di sintomi fisici derivano la vera salute e il benessere dell'uomo. Ci sarà un elenco regionale ricognitivo degli operatori e dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, la creazione di reti del benessere, previsto anche un comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali composto da assessore regionale competente, rappresentanti delle reti del benessere, un dirigente della struttura regionale competente al welfare, un dirigente della struttura competente della formazione, un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Il comitato proporrà all'esecutivo regionale requisiti e standard qualitativi degli operatori e regole di comportamento uniformi, attività che saranno svolte a titolo gratuito con risorse umane e finanziarie già a disposizione. Il consigliere che ha proposto la legge, Oliviero Dottorini, ne ha salutato l'approvazione in aula, auspicando che sia solo l'inizio di un percorso che dia piena cittadinanza, ha detto, a una visione diversa della salute umana. In prima commissione consiliare è approvato l'assestamento di bilancio, ce ne riferisce Marco Paganini. L'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini per un ammontare di circa 35 milioni di euro, è stato approvato a maggioranza dalla prima commissione del Consiglio regionale con il voto contrario delle opposizioni. Dei 34,8 milioni di euro della manovra, circa 6 derivano da riduzioni di spese e rimodulazione di stanziamenti riassegnati e da altri interventi, mentre i restanti 28,5 milioni fanno riferimento ad un nuovo mutuo. Tra i principali interventi ci sono il finanziamento dei servizi per la mobilità e del trasporto pubblico locale, le attività culturali, il turismo e lo spettacolo, il settore agricolo e forestale, la manutenzione della viabilità regionale, i servizi per il diritto allo studio, il demanio idrico e la sicurezza dei torrenti, l'impiantistica sportiva e gli investimenti per il patrimonio sanitario. L'assestamento di bilancio verrà discusso nella prossima seduta dell'Assemblea legislativa. I relatori saranno Manlio Mariotti per la maggioranza e Sandra Monacelli per l'opposizione. Legalità e riforma della giustizia. Su questo tema si è svolto un incontro pubblico a Palazzo Cesaroni, a cui hanno preso parte il sottosegretario all'interno Gian Piero Bocci e il magistrato Nicola Gratteri.
Legalità e giustizia sono valori imprescindibili di democrazia, ma anche strumenti per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori. L'ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Eros Brega, nel saluto rivolto ai partecipanti al primo dei due appuntamenti che hanno caratterizzato il convegno organizzato a Palazzo Cesaroni venerdì 24 e sabato 25 ottobre dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, di cui lo stesso Brega è coordinatore, dal titolo Legalità e riforma della giustizia. In una sala Brugnoli gremita sono stati il sottosegretario al Ministero dell'Interno Giampiero Bocci e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, magistrato della direzione distrettuale antimafia, presidente della commissione riforma normativa antimafia, ad approfondire il tema, coordinati dalla giornalista dell'Espresso Primo Di Nicola. Chi pensa che le mafie siano un problema circoscritto al sud, ha detto Brega, sbaglia, perché come scrive nel suo libro il procuratore Gratteri, fra i tanti pregiudizi culturali, proprio quest'ultimo finora ha ostacolato nel resto del paese processi di conoscenza e consapevolezza da tempo non più rimandabili. Oggi affrontiamo questo tema con uno dei principali attori a livello nazionale di questa riforma, che è Nicola Gratteri, una persona impegnata in prima linea per l'autorevolezza che ha rispetto al tema del riciclaggio, del tema delle mafie e quant'altro. Parliamo con lui e ragioniamo con lui del libro Dire e non dire, cerchiamo di approfondire queste problematiche che si sono legate all'interno del suo libro, ma che sono anche dentro la legalità, la riforma della giustizia, cercando di fare una riflessione che riguarda tutta Italia, ma anche una riflessione in maniera molto serena che rispetto alla nostra regione. Il sottosegretario all'interno, Giampiero Bocci, ha parlato delle azioni che sta mettendo a punto il Parlamento, ma anche della situazione sicurezza in Umbria. Ma io sono soddisfatto dell'andamento che da diversi mesi abbiamo assunto in Umbria e a Perugia, i risultati sono importanti. È evidente che sta cambiando non solo il clima, ma anche la sensazione, la sicurezza percepita dai cittadini. Resta molta strada da fare. Parliamo di fenomeni naturalmente diversi rispetto al dibattito di oggi sull''ndrangheta, sulle associazioni criminali di stampo mafioso. Però è una criminalità che dà fastidio, che crea danno alla città, non solo all'immagine, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini, penso soprattutto alle donne, alle persone anziane, e che mette a rischio anche la sicurezza dei nostri giovani. Insomma, noi abbiamo la necessità di riportare l'ordine assoluto in questa città, di consentire che la città venga messa a disposizione completa dei cittadini onesti, e da questo punto di vista mi sento di ringraziare il lavoro straordinario delle forze dell'ordine. Poi c'è un tema che bisogna togliere dalla testa di coloro che ancora sono ottimisti, che una regione come l'Umbria è una regione al riparo da infiltrazioni anche di organizzazioni molto più pericolose di quelle che abbiamo conosciuto. Ma il governo ha intenzione di portare in Parlamento in fretta una propria proposta di legge, di riforma. Mi sembra di poter dire che uno degli obiettivi che il Presidente del Consiglio si è dato, che il governo si è dato, una giustizia più veloce, una giustizia capace anche di affrontare questioni come quelle del comparto della giustizia civile, del lavoro, che sono pezzi importanti per creare le condizioni di crescita e di sviluppo del nostro paese. Nicola Gratteri ha sottolineato la necessità e l'importanza delle riforme di cui la legislazione antimafia ha bisogno. Sì, la riforma della giustizia la stiamo facendo. Cioè, io come Presidente della Commissione di riforma nominata dal Presidente del Consiglio stiamo facendo delle riforme importanti che riguardano tutta la legislazione antimafia. Quindi stiamo toccando il processo penale, le misure di prevenzione, e mettendoci prima di iniziare delle regole, di non abbassare di un millimetro le garanzie dell'indagato e dell'imputato, l'applicazione dell'informatizzazione disponibile nel 2014 al processo. E poi un'altra regola che ci siamo posti è quella di non rendere conveniente delinquere, cioè fare tali e tante di quelle modifiche quando non diventi conveniente non delinquere. Quando una persona viene
arrestata, la prima cosa che guarda è il capo di imputazione, il capo A in particolare, e lui ha paura solo della situazione in cui stava mafioso, perché la pena va da 20 a 30 anni o l'imputazione di omicidio. Quindi ho pensato di proporre alla commissione di scrivere un articolato e parificare la situazione di inquista mafioso alla situazione di inquista di stupefacenti. Gli uomini di istituzione dovrebbero essere coerenti col proprio ruolo, ognuno di noi fare una grossa autocritica e impegnarci di più. Nel secondo appuntamento, ancora sotto il titolo di Legalità e Riforma della Giustizia, Nicola Gratteri ha incontrato a Palazzo Cesaroni oltre 250 studenti delle quinte classi di diversi istituti delle scuole medie superiori dell'Umbria. E rispondendo alle numerose domande che una platea attenta gli ha posto, Gratteri ha ribadito l'importanza della scuola nella prevenzione, parimenti alla riforma dell'ordinamento giudiziario e penale. Due situazioni che potrebbero fortemente arginare il fenomeno mafia. Poi, rivolgendosi ai ragazzi, ha consigliato loro di essere sempre generosi. Un modo, ha detto Gratteri, per riuscire a capire e affrontare meglio il mondo. Non siate egoisti, ha aggiunto, e studiate per avere sempre più strumenti a disposizione per costruire la vostra vita in maniera rigorosa e rispettosa degli altri. È essenziale, ha concluso, acquisire un'etica anticorruzione. Nei giorni scorsi si è svolta a Palazzo Cesaroni una audizione sulla nuova legge elettorale regionale. Riduzione del numero delle firme necessarie e ridefinizione del premio di maggioranza, rispetto di tempi certi e celeri per la conclusione dell'iter di riforma. Sono queste le indicazioni emerse dall'audizione sulla nuova legge elettorale che la Commissione Statuto del Consiglio regionale ha organizzato a Palazzo Cesaroni. Gli interventi dei rappresentanti del Comitato per la Democrazia, di Altra Europa con Tsipras e di Alternative Riformiste si sono incentrati sulla proposta di revisione avanzata dal gruppo regionale del Partito Democratico. In particolare si è rilevato che il numero delle firme necessarie per poter presentare proprie liste alle elezioni viene ritenuto troppo elevato. Il premio di maggioranza andrebbe poi definito in modo preciso e possibilmente eliminato per evitare squilibri democratici. Andrebbero infine garantiti tempi certi e celeri per l'approvazione del nuovo testo, per evitare che la nuova legge entri in vigore a pochi giorni dal voto, a danno delle liste che devono raccogliere le firme per partecipare alle elezioni. Fotografie, documenti, oggetti, testimonianze video dei protagonisti per raccontare un pezzo della storia umbra tra il 1940 e il 1946. Con la mostra Resistenze Umbria 1943-44, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea offre un contributo alla conoscenza di uno dei periodi più intensi e dolorosi del Novecento italiano. Dopo Palazzo della Penna a Perugia, dal 2 novembre la mostra è a Terni, a Palazzo di Primavera. Fotografie, documenti, oggetti, testimonianze video dei protagonisti per raccontare un pezzo della storia umbra tra il 1940 e il 1946. Con la mostra Resistenze Umbria 1943-44, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea offre un contributo ricco e rigoroso di uno dei periodi più intensi e dolorosi del Novecento italiano. Nelle varie sezioni della mostra si racconta ciò che avvenne nel periodo in cui le forze alleate e le bande partigiane costrinsero i nazifascisti ad abbandonare l'Umbria. Si ricorda anche ciò che precedette quella fase: l'entrata in guerra dell'Italia, i bombardamenti, la durezza economica e sociale della vita di tutti i giorni. Ma la mostra racconta anche i primi difficili anni della rinascita democratica fino al 1946. Nell'introduzione al ricco e documentato catalogo, più un saggio di approfondimento che una vera e propria guida alla mostra, il presidente dell'ISUC Mario Tosti spiega che l'obiettivo dell'istituto nel realizzare la mostra e gli altri eventi legati al 70° anniversario della liberazione dell'Umbria è stato quello di individuare le motivazioni profonde di un periodo di grandi speranze e di crescita collettiva. I due curatori, Alberto Sorbini e Tommaso Rossi, ci guidano nell'itinerario narrativo della mostra. La mostra è divisa in tre sezioni. La prima sezione, in cui siamo in questo momento, che ci introduce, è quella riguardante l'Umbria durante
il periodo che va dal 40 al 43, cioè dalla dichiarazione della guerra, l'entrata in guerra dell'Italia, fino all'8 settembre. In questa prima parte la documentazione che noi offriamo riguarda le condizioni economiche e sociali della regione, riguarda un elemento estremamente importante che sono i campi di internamento presenti nella nostra regione, campi di internamento e campi di lavoro, fra cui il più importante di tutto per la quantità delle persone di richiuse è quello di Colfiorito, dove erano presenti circa 1500 prigionieri militari e non provenienti dalla cosiddetta ex Jugoslavia. Questo periodo, ovviamente questo arco, diciamo, arriva fino all'8 settembre, che è il momento di rottura. Cioè, dopo l'8 settembre del 1943 inizia la guerra partigiana anche nella nostra regione, che si protrarrà fino all'agosto del 1944. Un altro elemento importante che noi raccontiamo in questa parte della mostra è quello dei bombardamenti. Cioè, l'Umbria è stata oggetto di numerosi bombardamenti, come naturalmente prevedibile, la zona più bombardata è il Ternano, proprio perché c'erano importanti fabbriche e poi altre zone legate alla viabilità. Naturalmente i bombardamenti erano avvenuti da parte degli alleati. Qui siamo nel cuore della mostra, ossia nel periodo specifico che tratta appunto la mostra, ossia il periodo della Resistenza, gli anni 43-44, a cui sono dedicate 5 stanze del percorso espositivo, che poi proseguono con altre 2 stanze dedicate agli anni della ricostruzione, 1944-1946, e infine un ultimo spazio dedicato alle politiche della memoria e alle celebrazioni. Le 5 stanze della Resistenza sono dedicate la prima alla fase iniziale, con un'appendice precedente relativa all'antifascismo fino al 1943. Poi ecco, ci si concentra nella prima stanza su come sono nate e come hanno iniziato ad operare le formazioni partigiane. La seconda stanza è dedicata alla proiezione della Pavoncella Becca sul Prato, la più importante forse produzione video che ha realizzato l'Istituto con la sede regionale RAI, e risale al 1994 ed è appunto una produzione sulla Resistenza in Umbria. Si prosegue poi con la terza stanza, in cui si tratta dei mesi invernali del 1944, quindi del consolidamento delle formazioni partigiane sul territorio e delle prime operazioni compiute dalla Repubblica Sociale e dai tedeschi contro il fenomeno partigiano. Si prosegue poi con la quarta stanza, che è quella in cui si affronta la fase più importante e più critica della vicenda resistenziale in Umbria, ossia la primavera del 1944, con l'offensiva partigiana e i principali grandi rastrellamenti. Si prosegue poi con la quinta del percorso espositivo, l'ultima stanza dedicata alla Resistenza, in cui si tratta del passaggio del fronte e della liberazione dei vari territori dell'Umbria, per poi proseguire appunto con la ricostruzione, con una sezione specifica dedicata alla presenza e all'esperienza dei 500 ex partigiani umbri volontari nel gruppo di combattimento Cremona. Ci troviamo nell'ultima stanza del percorso espositivo, è quella dedicata alle politiche della memoria. Cioè, qui abbiamo documentato come in Umbria si sono state celebrate i vari decennali della liberazione e della Resistenza, a partire dal primo, quello del 54-55, fino ad arrivare al 60° e naturalmente anche quello dei giorni nostri. Queste celebrazioni hanno avuto un forte impatto nella nostra regione, anche perché in questa occasione c'è stata la possibilità di abbracciare, di rivedersi partigiani, soprattutto slavi, che sono tornati per questa occasione, come per il trentennale, in Umbria e a Perugia e anche a Norcia, nelle zone dove hanno operato. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale del Consiglio regionale, va in onda sulle emittenti televisive umbre, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.